se Allegri è arrivato a dare questa volontà di giocare con questo modulo, deve aver avuto le sue buone ragioni. È anche vero che non è che avessimo tutte queste possibilità, opportunità. C'era la carta Kulusevski da potersi giocare, non quella Morata, perché anzi Dybala, scusate, perché veniva da un infortunio. Kulusevski immaginavo potesse essere titolare, ieri aveva il dentista, vediamo se starà bene, se ha qualche cosa. Però sono curioso di capire perché Allegri ha fatto questa formazione. Vi ho già detto il mio motivo, vediamo se sarà davvero questa cosa qua. Inizia adesso, ragazzi, in uno Stamford Bridge veramente super super pieno bussato, e con la situazione Covid in Inghilterra forse non è nemmeno il massimo. Non ditemi che McKennie è largo a destra davvero. Dove è McKennie? Ah sì, è largo a destra davvero McKennie. Alla Pirlo. 4-4-2. Corrabio McKennie larghi. Allora sono partiti ai 2000 all'ora, proprio 2000. Quanta intensità del Chelsea, ragazzi, in questi primi due minuti. Abbiamo già capito che stasera alta, non abbiamo toccato palla. 2 minuti e 40 secondi non abbiamo toccato palla, sono d'accordo. Diciamo che Chiesa non è che non è entrato in partita, è che la Juventus non ha toccato palla, sono due cose diverse, per quel compito lì per McKennie. Però anch'io ero abbastanza sorpreso di vedere una disposizione del genere, e forse sono ancora più sorpreso di vedere il 4-4-2. E sì, infatti, noi andrebbe benissimo anche un pareggio, però pensare che la Juve debba andare a Londra a mettersi così con questo 4-4-2 strano per lo 0-0 non è fantastico, intendiamoci. No! Meritato. Meritato. Attenzione che forse c'è un check. Forse c'è un check. Comunque sicuramente se lo danno. Che cosa gli devi dire al Chelsea? Ha spinto fino adesso, se l'hai meritato. Ah, però è fallo davvero, Fallo davvero su Bonucci, però, Ma scusa, ma non è stato spinto Bonucci prima che la palla arrivasse lì? Boh, secondo me un gol del genere potrebbero anche darlo, È gol? È gol. No, mi sento di dire che non è così scandaloso dare il gol, Anzi. Però lui... Rudiger cerca di chiuderla, ragazzi. Non lo so. Secondo me ci sta che dia uno gol. Come ci sta che dia un gol? Perché Rudiger cerca di chiuderlo. Avesse fatto il movimento opposto, era da annullare, però qua cerca di chiuderlo. Esatto, io più che altro mi stavo concentrando sul fallo su Bonucci, però non ce l'hanno fatto rivedere. Solo Locatelli alza la palla dentro, la posizione. Vai, Alba! Rimbalzare, bravissima a toccarla! No! Che occasione incredibile! Ma che occasione è! Si è fatto male Silva per salvare un gol già fatto. No, non è entrato. Molto, molto bravo Morata. E bravissimo Locatelli. Mamma mia, vedi i fantasmi del Porto! Bentancur regista, i fantasmi! Mamma mia. Che bel gol che hanno fatto. Ma che cazzo di gol ha fatto James? E che cazzo di partita ha fatto fino adesso? No, mamma mia. Qua c'è da alzarsi in piedi e dirgli bravo, Anche se abbiamo fatto una minchiata in difesa, però qua c'è da alzarsi in piedi e dirgli bravo, Perché Alessandro è lì? Boh. Perché Alessandro è lì? Punto di domanda. Non si sa. Perdere 4-0 potrebbe non essere mentalmente buono, no? Ah, Dio mio. Guardate qui che buchi. Dov'è Alessandro? Ma dov'è Alessandro? Ma ancora? Ah beh, 3-0, giusto, bravi.
bravi, bravi, continuiamo a non marcarli. Dove siamo noi? Boh, dove siamo? Ma dove siamo noi? Ma dove? Perché sono sempre liberi dalla parte di Alessandro? Io non riesco a capire. Dove cazzo era Alessandro ancora? Su, così vanno giù sulla destra e a posto. Poi è stato cambiare fascia, eh? Dov'è Alessandro? E poi sì, poi anche in mezzo. E poi anche in mezzo, prima sulla fascia e poi in mezzo. Madonna, molle anche De Ligt. In questa azione tutti i difensori della Juve tremendi, tremendi. È entrato Dybala per Bentancur, non se ne siamo neanche accorti. Ma io penso che James contro Alessandro sia come barare, non lo so. Ma io dico, un passaggio a mezzo metro, me lo puoi sbagliare? Mezzo metro! Mezzo metro! Oddio, buono Alessandro! Ma io non lo so. Perplesso? Posso dire perplesso? In area da noi sarebbero titolari inamovibili. I loro panchinari sarebbero i nostri titolari, che se mancano c'è da piangere, da mettersi a stigare come dei bambini. Bravo Weston. Bravo Weston. Si sa mai che la diamo dentro. Si sa mai, Rabiot, che sul 3-0 per gli altri proviamo a buttare la Kulusevski nello spazio che ti ha fatto il taglio. Meglio tornare indietro. Sì, esatto, i ragazzi che sono allo stadio e stanno cantando in questo momento sono i veri eroi della serata, si sentono solo loro, bravissimi, bravissimi. Stanno cantando da almeno 15-20 minuti ininterrottamente, si sentono solo loro. Ma chi è che sta chiedendo questa impresa alla Juve? La smettiamo di dire ste robe in telecronaca? Primo errore di McKennie per il 4-0. Sbagliato anche McKennie, una palla l'ha sbagliata anche lui. Prima 4-0, per me può bastare così. Ci vediamo su YouTube.